Senatore, in molti si interrogavano, dicevano che lei sarebbe stato l'ago della bilancia. Innanzitutto commentiamo le primarie, come sono andate? Beh, sono andate molto bene. Il primo comune della Puglia, capoluogo per il centrodestra in termini di affluenza, è quello che noi miravamo. Quindi primarie molto ma molto condivise, affluenza buonissima, il popolo del centrodestra ha risposto bene a questo strumento per riunire e rilanciare il centrodestra a Lecce città. Cosa ne pensa, insomma, quindi di questo? Questo potrebbe essere un volano poi per il sindaco, chi sarà? Assolutamente sì, noi tra pochi minuti, fra una decina di minuti, mezz'ora avremo l'ufficialità di chi sarà il candidato sindaco che ha visto questa che ha visto vincere questa competizione elettorale, e da questo momento avremo nell'incoronamento di questo candidato sindaco un candidato sindaco che dovrà unire la coalizione già unita da questo strumento delle primarie e allargarla ancora di più, rilanciandola con i programmi e con la coalizione di tutte le civiche che sono rimaste alla finestra a capire che cosa succedeva oggi. Se, come penso, quel popolo che stava alla finestra vedrà nell'affluenza importante di oggi una possibilità di unione, io ritengo che chiunque sarà il candidato sindaco uscito da questa competizione avrà questo obbligo e sono convinto che lo farà e lo saprà fare bene. Lei ha pressato le sue civiche oppure le ha lasciate libere? Io non ho pressato nessuno, questa è stata una campagna delle primarie veramente libera. Per voi giornalisti è stato facile vedere tutta la giornata come si sono svolte le primarie, sono state delle primarie festaiole, le persone sono venute a votare con molta serenità e noi stavamo qui ad accogliere gli elettori del centrodestra che volevano salutarci e volevano un momento di confronto e di selezione di chi è candidato sindaco. Chiunque vincerà avrà questo compito, gli altri due competitor hanno portato avanti, comunque finirà una campagna importante e avranno un ruolo anche loro determinante per questa competizione elettorale.